Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Carlo Calenda, leader di Azione, scissionista dal PD, parla e critica questo Recovery Fund, dice attenzione a delle condizionalità nascoste. Quindi il suo riassunto è che i toni trionfalistici del governo sono da campagna elettorale e aggiunge: abbiamo avuto più fondi della proposta iniziale, ma a fondo perduto non sono 80 miliardi come dicono tutti i giornali, perché poi noi diamo più contributi al bilancio europeo in cambio. I fondi veri sono 25 miliardi, però abbiamo 120 miliardi di prestiti. Questo sarà un fattore positivo, ma saranno molto più condizionati, molto più del MES, e dovremo anche rispettare tutte le raccomandazioni che la Commissione dell'Europa ci farà. I toni trionfalistici del governo e della stampa sono da campagna elettorale, lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Controradio, parlando dell'accordo del Recovery Fund. Ma attenzione, perché Calenda dice sono realmente 25 miliardi? Diciamo che è come si vuole vedere la situazione. Ogni cosa la si può criticare, gli si può trovare dei però, la si può girare per farla vedere in un altro modo. Come la gira, Carlo Calenda? Lui dice: ogni anno l'Italia dà 55 miliardi all'Europa. Dice: adesso dovremmo dare altri 55 miliardi. Ne riceviamo 81,8. Il conto è un po' diverso da quello che fa lui, perché secondo quello che dice lui sono 81,4 meno 55, praticamente noi riceviamo 26,4 miliardi. Dobbiamo fare una considerazione abbastanza semplice su quello che dice Calenda. Riceviamo 26,4 perché lui dice: dobbiamo sottrargli quelli che noi mandiamo in Europa. Allora, noi mandiamo in Europa ogni anno 55 miliardi che sono nel bilancio dell'Italia, invio in Europa. Siamo grandi contribuenti in quanto terza economia europea. Terza economia europea. Prima c'è la Germania, poi c'è la Francia, e poi c'è l'Italia, e poi la Spagna. Terza economia su 27, ottava potenza mondiale economica. Quindi l'Italia ogni anno manda 55 miliardi, ogni anno. Questi soldi che arrivano, 81,4 miliardi, sono in più. Sono in più. Perché se non fossero arrivati, noi avremmo comunque continuato a mandare 55 miliardi. Quindi in questo caso lui vuole vedere solo i 26 miliardi di differenza, fa la differenza, ma in realtà sono 81,4 miliardi, perché noi i 55 li avremmo sempre spesi. È un po' è come se uno dice: io guadagno 1.800 euro al mese, e l'altro gli dice: sì, ma tu paghi l'affitto di 800, tu guadagni solo 1.000. Avete capito quello che dice Calenda? Calenda dice a quello che guadagna 1.800 e paga l'affitto di 800, dice: no, tu guadagni solo 1.000. Paghi l'affitto, quindi non fare propaganda sul tuo stipendio per farti bello. Tu non guadagni 1.800, tu guadagni solo 1.000 perché paghi l'affitto. Ma è una visione critica per criticare, perché realmente il signore guadagna 1.800 e c'ha l'affitto, e allora se gli togliamo anche quello che spende per mangiare, quello che spende per la benzina, allora dice: tu non guadagni 1.800 ma guadagni 50, perché con tutte le spese che hai guadagni 50. In realtà non è così. Questo era quello che volevo farvi capire sul discorso di Calenda. I 55 miliardi sono tutti gli anni di spesa che l'Italia ha. Questi 81 è un fatto eccezionale, arrivano una volta e poi non arriveranno mai più. Quindi dire non, ne arrivano solo 26 è una forzatura, è una visione volutamente gonfiata per criticare
il governo su quello che è riuscito a ottenere, però realmente questa visione non è corretta. E poi dice, non saranno molto condizionati questi soldi, realmente sono condizionati ad un utilizzo di un certo tipo. L'Europa dice tu puoi utilizzare quei soldi per un certo numero di cose che ti dico io, tu scegli quale. Mi fai un programma e poi mi fai vedere che lo attui, perché se non sei capace io interrompo i trasferimenti dei soldi. A me sembra anche un qualcosa di abbastanza sensato, visto che l'Europa questi 750 miliardi per tutti i paesi li sta dando, quindi è un regalo condizionato. Sotto un certo aspetto, ragione Calenda, è un regalo condizionato. Dice, io ti regalo 100 euro a Natale, però devi comprarci solo dei libri. Dice, ma a me non interessano. Ebbene, l'Italia dice, vabbè, sono condizionati, io compro dei libri, non mi servono, io li compro e poi me li vendo su eBay che non mi interessano. Per esempio, questo è il fatto. E poi dice, per quanto riguarda invece i rapporti con i Dem, Calenda si rivolge al segretario del PD Nicola Zingaretti e dice, al buon Zingaretti dico, mi sono iscritto al PD quando il PD aveva subito la peggior sconfitta della sua storia. Ho detto dal primo giorno che mi ero iscritto per combattere i populisti e tutti nel PD lo avevano detto, compreso Zingaretti. Ma nella sua relazione da segretario, tranne poi per cambiare idea in un minuto, non ho fatto una scissione, sono uscito. Questo è quello che ha sempre detto Calenda, da solo. Per ragioni di coscienza personale, perché penso che i 5 Stelle siano il male dell'Italia, che diano messaggi dal punto di vista valoriale contrari ai miei. Quindi per Calenda il male assoluto non è la Lega, ma è il Movimento 5 Stelle. Mentre sulla prospettiva di un'intesa tra Italia Viva di Renzi e quella e Azione di Calenda dice. È una prospettiva che non esiste, perché Renzi è l'autore di questo governo di cui siamo all'opposizione e sarebbe del tutto assurdo fare un accordo con quello che ha fatto un accordo con i 5 Stelle, altrimenti era meglio restare nel PD, perché l'uscita dal PD è stata determinata dall'accordo con i 5 Stelle. In secondo luogo, dice Calenda, il modo di fare politica di Renzi non lo condivido più. Cioè l'idea che la mattina dici una cosa sul governo, tendenzialmente dici che fa schifo, e poi il pomeriggio voti i provvedimenti del governo, dice Calenda. La nostra strada è diversa. Noi vogliamo costruire un centro politico moderno e innovatore che cerchi di ridare un baricentro al centro della politica italiana. Non possiamo essere costretti, dice Calenda, a scegliere. Col debito che abbiamo in Italia tra un governo a guida populista e un governo a guida sovranista. Non c'è quest'area di centro oggi. Gli unici che hanno un accordo con populisti e sovranisti sono quelli di Più Europa, perché Forza Italia è integralmente nell'opposizione sovranista e Italia Viva è integralmente nel governo populista. Contano i fatti e se dici sei un riformista, e penso a Renzi, e poi sei alleato con Crimi, non sei un riformista. Quindi sta dicendo che Renzi è un falso riformista, ma sta dicendo anche che è un falso in generale, nel senso che dice una cosa e poi ne fa un'altra, ovviamente per interessi personali di sopravvivenza politica. Questo è quello che rimprovera Calenda sia al PD che a Renzi di essere delle banderuole per la poltrona, in vista del mantenimento della poltrona, senza delle basi valoriali solide, coerenti e condivisibili da lui, che dice io mi posiziono al centro della scena politica perché è un posto lasciato vuoto, abbiamo populisti, sovranisti, sinistra, ma il centro di cui si fregiano tutti, centro-sinistra, centro-destra, in realtà questo centro non c'è o vacilla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.